Com'è? Come non è? Anche Piero vuole fare l'intervista domani qui insieme alla Duca di Vincente con la Formula 1 2007 con quegli stromeri. Insomma, vabbè, oramai a questo punto lo dite chiaramente anche con i gesti, è quello lì l'obiettivo. Ah, speriamo che sia di buon auspicio e quindi dai, sarebbe fantastico poter vincere un mondiale e stando vicino alla moto campione del mondo chissà non ci porti bene. Senti, tu hai lavorato moltissimo quest'anno perché hai vinto il campionato italiano Superbike, vabbè. Poi hai sviluppato la Desmo 16 stradale, credo, perché ti abbia messo abbastanza del tuo. E poi hai fatto tre gare e hai dovuto sviluppare la moto per il 2018, insomma, peraltro la moto 2017 è andata molto bene, quindi... Chiaro, è stato, diciamo, il 2017 un anno molto positivo, abbiamo... Finalmente siamo riusciti a vincere tante gare, Dovizioso in forma strepitosa, ma soprattutto tante Ducati veloci e quindi la moto competitiva in quasi tutti i tracciati. Quindi fare una moto che comunque potesse essere, può essere migliore di quella precedente non è facile perché sono tanti piccoli dettagli da mettere assieme. Lo scopriremo comunque nei test dei piccoli miglioramenti già iniziati poi a fine 2017, ma sono convinto che comunque partiamo per giocarci il mondiale, e anche se sappiamo che Marquez è un avversario molto tosto. Non, diciamoci, non sarà una rivoluzione, no, sarà un'evoluzione, anche perché non c'era bisogno di rivoluzionare niente, visto come andava la moto. La rivoluzione è stata fatta, diciamo, nel 2015, quando è stata, diciamo, il primo progetto di Dallinia è stato portato, diciamo, in pista, e quindi tutti i vari anni sono stati fatti delle piccole evoluzioni. È chiaro che una moto che comunque vince 6 Gran Premi, è chiaro che non è facile migliorarla, e ci sono degli aspetti da migliorare, ma sono tante piccole cose poi che vanno messe assieme. Io cercherò di fare del mio meglio e di essere d'aiuto più possibile per lo sviluppo, e poi mi occuperò anche dello sviluppo del V4, che è la moto che poi farà il mondiale Superbike in futuro. Appunto, è un'altra bella sfida. Comunque, che cosa hai detto a un certo punto della stagione a Lorenzo? Che insomma c'è questa storia che tu, vabbè, sei un poliziotto, ma comunque non conta, se sei un po' imposto con la tua esperienza, con la tua anche qualità e la conoscenza di questa moto, no? Ma diciamo che Lorenzo è un grandissimo campione, ha fatto un anno un po' in difficoltà, e allora da metà stagione comunque ho cercato di trasferirgli il fatto di cercare di sfruttare il potenziale della moto, perché comunque cercare sempre delle soluzioni, in quel momento non avevamo le carte per migliorare, diciamo, i suoi problemi, e quindi da lì lui ha fatto comunque un grosso miglioramento, perché si è concentrato sulla moto che avevamo a disposizione cercando di portarla al limite, e infatti sono arrivati i risultati. Poi lo chiederò anche a lui. Io ho notato una cosa, Marquez va forte sempre, ma va particolarmente forte nei circuiti che girano a sinistra, mentre invece Andrea, ho notato, ha avuto delle difficoltà in tutti i circuiti che girano a sinistra. Sì, cioè, la differenza l'ha fatta quelle gare lì, secondo me, più di tutto il resto. Diciamo che anche Jorge è molto forte nelle curve a sinistra, e questa cosa qui è un aspetto che io e Andrea ci accomuna. Non so per quale motivo, comunque anch'io come lui le curve a sinistra soffriamo molto, e quest'anno, diciamo, è emerso ancora di più, perché comunque avendo vinto 6 gare come Marquez, la differenza l'hanno fatta, diciamo, delle piste e dei risultati tra virgolette al di fuori della top 5, però è un aspetto che lui ci sta lavorando tanto e che va comunque al di fuori della semplice moto, quindi è una cosa che sicuramente forse neanche di incontro, ma sai, magari sai come le cose, magari ti viene più facile scrivere con la destra che con la sinistra, e magari delle curve a sinistra piuttosto che a destra. Quella cosa lì è vero, è una cosa innaturale, però alla fine c'è. Vabbè, buon lavoro.
cosa devo dire? Grazie, quest'anno ti farai come al solito un bel mazzo, per cui forse anche un po' più del solito. Guarda, alla fine tutti gli anni ci siamo fatti un gran mazzo, però se i risultati poi arrivano, diciamo che il sacrificio passa in secondo piano, perché è più la goduria del sacrificio, quindi spero di fare una grande stagione sia per la Superbike, ma soprattutto contribuire allo sviluppo della MotoGP e fare le gare che farò in MotoGP, lottare per i primi 5, che sarebbe una grande cosa, ce la metteremo tutta. Tre gare anche quest'anno. Tre wildcard anche quest'anno e saremo lì a dare il massimo. Ti aspettiamo con le tue carte selvagge. Ciao. Ciao, grazie.